Marco Pastoriosi diceva che la gente ama lo sport perché nello sport prima o poi trionfa la giustizia, perché prima o poi i conti tornano, arrivano i nostri, vincono i buoni. E cosa ci sarebbe di più giusto e buono di una mamma che è anche una campionessa? Non si chiama ping pong. No, tennis tavolo, per favore. Chi è quel signore una maglia rossa? Lui è il presidente di questa società, della Asola Tennis Tavolo. È lui che ci teneva al pannello con gli sport. Esatto, è lui che ci teneva, sì. C'è una storia, me la provi a raccontare. Io mi chiamo Nicoletta Stefanova, tra un poco compirò 32 anni, gioco a ping pong a tennis tavolo da 25 anni. Sono di origine bulgare, ma sono cittadina italiana dal 2004. Ho fatto 2 Olimpiadi, ho vinto 2 Champions League, 11 scudetti individuali, 10 di doppio misto, 10 a squadre, e sono arrivata 22esima del mondo, ho fatto 10 mondiali, 10 europei. Ho 2 bambini. Come si chiamano? Filippo e Camilla. Filippo di quasi 5 anni e Camilla 8 mesi e mezzo. Ti fa dormire la notte? Ma Filippo mica tanto, Camilla diciamo che è un po' più brava, però ha sempre 8 mesi. Sia dopo Filippo che dopo Camilla ho ripreso e adesso ho vinto il titolo italiano il 20 di marzo, il mio 11° titolo italiano, che è record nazionale. Adesso avrei dovuto fare le qualificazioni olimpiche per la mia 3ª Olimpiadi, ma ahimè non sono stata convocata. Perché secondo te non sei stata convocata? Secondo me perché sono un po' indisciplinata, spiego meglio. Qualcuno non ha avuto l'intelligenza di capire che essendo mamma, essendo 32enne, avrei dovuto allenarmi in modi e tempi diversi rispetto alle altre ragazze che sono in nazionale, che sono 20enni. Hanno detto che mi volevano vedere in allenamento e non mi hanno convocato neanche ai raduni. Non vorrei che fosse perché sono una donna, lavoro, ho 2 bambini, quindi per allenarmi bisogna che qualcuno si prenda la briga di organizzare gli allenamenti agli orari un po' assurdi, e quindi questo è molto faticoso per un allenatore. Tu da quanto hai ripreso ad allenarti dopo Camilla? Esattamente 3 mesi. Ed è andata bene? Benissimo, benissimo, perché ho ripreso a gennaio e il 20 di marzo ho vinto. Quando sono entrato ho visto anche vari ragazzini e ragazzine, perché oggi un bambino o un ragazzino dovrebbe iniziare a fare tennis tavolo e non ping pong? Ti ringrazio per questa domanda, perché è una domanda che mi fa piacere, perché è uno sport completo, perché all'inizio ci si diverte tantissimo, perché c'è molto margine di miglioramento. Senti, ti devo fare una domanda però, nel ranking mondiale tu come sei messa? Sono 150esima del mondo. E prima avevo una classifica migliore, ma io sono stata ferma ovviamente per la maternità per 1 anno e mezzo. E le altre 3 convocate? 236, 280, 300, non lo so, oltre 300. Tutte e 3 più basse? Molto più basse, sì. Minimo di 100 punti, meno, posizioni meno di me. Però riesci a sorridere bene. Grazie, ma io sorrido perché in questi giorni comunque ho avuto la possibilità di apprezzare tantissimo un sacco di persone che mi sono state vicino, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutte le mie amiche anche sui social, si sono scatenate, in particolare il mio gruppo di mamme, delle mie carissime amiche della pagina Facebook Vogliamo Nico a Rio, le ringrazio di cuore. Sorrido perché io le ho già vinte le mie Olimpiadi, è ovvio che da atleta rimane l'arrabbiatura, non è che sto qua scherzando. Però sono felicissima. Non può esserci niente di più bello dei miei 2 bambini, di Filippo e di Camilla, quindi... Si dice nel tennis tavolo merda, merda, merda? No. No, però... Si dice nel teatro, sì. Merda, merda, merda. Ecco, fa sempre bene, eh?